Che cosa avete in comune con la Lega Nord? Abbiamo in comune le idee, abbiamo in comune il basta euro, lo stop all'immigrazione clandestina e soprattutto l'abolizione della riforma Fornero, ma anche abbiamo in comune che siamo autonomisti, loro sono autonomisti anche noi e quindi ci uniamo a loro per difendere e alzare la bandiera dell'autonomia qui in Sicilia. Credete che questo gemellaggio possa avere delle radici qui in Sicilia? Crediamo, speriamo ovviamente, perché sennò non saremo qua oggi ad accogliere così Salvini. Siamo qui perché ci crediamo e speriamo che ci sia un gemellaggio rispettoso tra nord e sud. Che risultato è stato quello delle europee? Che significato ha? Ma secondo me ha un'importanza proprio fondamentale, perché se lei vede ha preso 200.000 voti al centro, un 80.000 al sud e 26.000 qui nelle isole, quindi nella mente della gente qualcosa è cambiato. Qui a Maletto è stato un risultato storico. Sì, un risultato storico, ovviamente è stato un risultato che sicuramente è legato anche alla mia persona, perché sono qua un paesano, ma anche che praticamente quando andavo a casa della gente e dicevo di abolire la legge Fornero, tutti sono d'accordo, la vogliono abolire. Ai siciliani che sono scettici e critici nei confronti della Lega Nord, che cosa sentite di dire? Si ricrederanno. Ma vuole lanciare un messaggio? No, si ricrederanno perché noi siamo autonomisti, autonomisti seri e leali. Tanta gente oggi ha accolto Matteo Salvini qua in Sicilia. Sì, ha accolto tanta gente, in modo particolare con tanto entusiasmo e amicizia. E affetto, direi, veramente la cosa mi ha fatto molto piacere e in modo particolare ringrazio anche il capogruppo della Lega Nord qui al comune di Maletto, con cui condividiamo un programma da portare avanti nell'interesse della Sicilia e in modo particolare che parta da Maletto. Perché la Lega Nord può fare del bene anche in Sicilia? Perché la Lega Nord ha gli stessi, chiamiamoli fra virgolette, politicamente principi che abbiamo noi, l'autonomia, l'interesse al bene pubblico, l'interesse a portare avanti le istanze della base, che sono innanzitutto basta euro e contro l'immigrazione clandestina. E poi ringraziamo anche Salvini che ha evidenziato, sottolineato che la Lega si batte anche per i nostri prodotti, vede le arance siciliane e altro. Come ha fatto a prendere oltre il 30% la Lega Nord a Maletto? Perché abbiamo capito che la Lega Nord, in particolare Salvini, è andato fuori dai confini del Nord e ha preso un po' le istanze di quelli che sono, come dire, un po' tutti gli italiani che vogliono essere governati bene e che vogliono portare avanti le peculiarità e le caratteristiche del proprio territorio, quindi, come dire, le macro regioni con i prodotti che il territorio può offrire. Noi non abbiamo tempo di aspettare, abbiamo capito che questo progetto politico può interessare anche noi e abbiamo visto un'occasione, un'opportunità, non un opportunismo, ma un'opportunità.